Le macchine sfrecciano sul circuito Mario Rosati di Gubbio, dove si disputa il campionato mondiale di automodellismo. I team sono impegnati nella ricerca del meccanismo perfetto che possa portare alla vittoria. Gli appassionati, quanti curiosi, si affacciano sul circuito seguendo passo passo tutte le fasi. Da ieri però hanno fatto la loro comparsa sul circuito anche dei volti meno noti che sono stati coinvolti nella gestione del mondiale. Sono i ragazzi ospitati in località Coppiolo, richiedenti asilo politico, che coinvolti dal club automodellistico Cinque Colli sono entrati a far parte dello staff. Ripuliscono dove è necessario, danno una mano ai box e in generale si danno da fare, come una sorta di tributo ad una città che li sta ospitando da settimane. E questo è il programma della sport da EPMAR World Championship. È molto bellissima, è molto bello questo la sport. Così la veni da EPMAR is the World Organization World Championship. E questo è molto, molto bello. Io piace questo, io non ho solo questo, la piace le ragazze, la coppia Gobbio. Il mondiale di automodellismo prosegue fino a domani, quando sono attese finali e premiazioni. L'entusiasmo di organizzatori e partecipanti lo ha reso un vero e proprio evento per la città, che a fine agosto conterà le presenze. Intanto si gode un bel più 30%, ma è solo un'indiscrezione, sul mese di luglio.